commenta il risultato elettorale? Ma io devo essere sincero, l'avevo ampiamente previsto, l'ho detto anche più volte che in questo anno si era ribaltato il rapporto di forza all'interno del governo, la Lega intorno al 34, il Movimento 5 Stelle attorno al 17. Merito di Salvini, ma devo dire anche molto merito del capolavoro politico di Di Maio. Io farei complimenti più a Di Maio che a Salvini ad aver depauperato un consenso di quella portata. Sul Partito Democratico si è registrato un po' di voto utile di chi voleva arginare Salvini, un risultato prevedibile. In questo momento non c'è alternativa al Salvini, bisogna costruirla. In questo momento, se qualcuno pensa di esultare, può esultare solamente Salvini, perché nonostante abbia perso anche un po' di consenso negli ultimi tempi ha preso un risultato importante, vince la destra in Italia, questo è il risultato, mette insieme Lega e Fratelli d'Italia hanno il 40%, ma questo è chiaro perché non si è costruita ancora un'alternativa nazionale al modello salviniano, quindi da questo punto di vista io vedo anche tante opportunità in questo voto, penso che si può finalmente costruire un'alternativa che metta davanti due blocchi, da una parte Salvini, dall'altro l'alternativa che a mio avviso non è il Partito Democratico. Ecco appunto, e che cosa è l'alternativa? Ne parliamo i prossimi giorni. Grazie. Adesso dobbiamo commentare il voto. A Roma c'è diciamo un voto diverso però nella città di Roma. A Roma il primo partito è il Partito Democratico, mentre c'è un crollo netto del Movimento 5 Stelle. È un giudizio sulla radio? Penso di sì. Ormai i voti non sono tanto staccati, questa è una campagna elettorale che non è tanto l'Europa, è stata una campagna elettorale molto incentrata sul rapporto Salvini-Di Maio, basta vedere il dato elettorale. Il Partito Democratico ha avuto due aspetti, una parte Zingaretti che ha provato a fare un lavoro di maquillage del cambiamento, dall'altro credo che c'è una fetta importante del Paese che ha votato PD come argine a Salvini, ma non è che il PD abbia avuto il PD in pochi anni è passato dal 40 al 20, non è che stiamo parlando. A Roma credo che sia un voto sull'amministrazione, ma i 5 Stelle ormai sono in caduta libera, perché se contiamo che i 5 Stelle hanno potuto godere di un'assenza di alternativa, cioè non c'era un progetto che pescava voti nell'area del Movimento 5 Stelle, se ci fosse stato, anche se noi ci fossimo candidati, per esempio, a queste europee, i 5 Stelle andavano intorno al 10%, quindi credo che ormai lì è un voto in caduta libera, tra l'altro tengono al sud dove hanno tradito tanto e adesso che andremo avanti sulla costruzione dell'alternativa vedremo un momento importante per il Paese. Io, come dire, da un lato registro un voto di destra, ma dall'altro registro anche tante opportunità in questo voto per costruire l'alternativa a Salvini. E, come dire, l'avversario politico è Salvini, io lo vado dicendo da anni ed è quello l'obiettivo che ci siamo posti. Venendo al voto europeo. Non c'è stata questa avanzata nettissima dei sovranisti, tengono i popolari e i socialisti, c'è un grande avanzamento dei Verdi. Secondo lei che Commissione europea verrà? Ma anche dell'ALDE. L'ALDE è un gruppo che conosco bene perché dentro ci stanno le lotte per le libertà civili, i diritti, una forza antifascista molto liberale sui temi economici, anche di destra per certi aspetti, però non c'è lo sfondamento dei fascismi e dei sovranismi. Il voto ai Verdi è un voto molto interessante, il voto europeo dei Verdi, quindi credo che non c'è stato quel tentativo, come dire, di passare dall'Europa dei liberismi a quella dei mura dei fascismi e dei sovranismi, al di là dei risultati particolarmente significativi dell'Ungheria e anche della Francia, anche in qualche altro posto. Io penso che la situazione è in grande fluidità e in grande movimento, quindi da questo punto di vista penso che le più belle lotte nei prossimi tempi verranno dal basso, sulle battaglie ambientaliste, dei diritti umani, della lotta alle disuguaglianze. Su questo potremmo noi come Napoli, come Laboratorio Napoli, giocarci una partita importante, che abbiamo saputo costruire da una parte l'affidabilità di governo e da parte la rottura del sistema, cioè qua i Renzi e i Salvini non passano, tanto è vero, basta vedere anche il voto della Lega a Napoli, no? Nonostante noi non ci siamo candidati, per esempio, Salvini non passa, adesso che lanceremo il progetto regionale e nazionale comincerà l'avanzata per arginare Salvini e desalvinizzare il paese, adesso ci vuole un po' di tempo. Io personalmente sono molto molto incuriosito e non sono affatto pessimista oggi, per quanto riguarda la costruzione dell'alternativa oggi secondo me è un giorno importante.
Quindi questo concetto dell'alternativa sarà proprio un partito. Il problema è l'alternativa. Se uno pensa di costruire l'alternativa a Salvini, con chi è il prodotto di Salvini, cioè il Partito Democratico, è come se sta, come dire, in qualche modo condannando il paese a vivere per i prossimi 20 anni di Salvini e dintorni. Se invece si vuole costruire un'alternativa, bisogna costruirla in modo completamente diverso, alle destre, ai fascismi, agli egoismi, al rancore, a tutto questo modello che ha preso. Qual è il male peggiore della Lega? Ma la Lega che sta costruendo un paese sulle divisioni, sul rancore, sull'odio verso gli altri, il nemico è il povero, e poi veramente un partito che nasce contro il sud non potrà mai essere un partito che rilancia il paese, crea instabilità, crea insicurezza. Salvini è stato molto bravo a cavalcare il tema dell'immigrazione, si è costruito un personaggio, una capacità mediatica, comunicativa, ma tutt'è costruire l'alternativa e Salvini si batte. Ci vuole un poco più di tempo rispetto a Renzi, però bisogna avere il tempo per costruire l'alternativa. Certo, grazie. Non puoi fare il sindaco.